ragazzi, abbiamo iniziato il nostro cammino sulla via per il Tempio di Giose, che è il nostro terzo tempio, e qui c'è un altro Pyros, ne avevamo già incontrato uno nello scorso episodio. Abbiamo, ragazzi, provato anche nel frattempo a fare uno scontro tra Eoni con un'invocatrice chiamata Belgemin, che ci ha menzionato di non essere riuscita a battere Sin, la cosa mi puzza. Quante robe che ci fa puzzare questi giochi? Comunque, mi sa proprio che no, il Pyros ancora non tira non esplode, perché i Pyros dopo un po' che si gonfiano esplodono, letteralmente. Sono famosi per quello. Fortunatamente l'ho fatto fuori prima, ecco. Aveva tirato Fire, ma io l'ho preceduto. Ok, tra l'altro, ragazzi, nello scorso episodio ci hanno anche menzionato un mangia ciocobo, già ve lo dico io che si chiama così, che è un mostro che si nutre ciba di ciocobo. Poi piccoli angeli. E quindi dobbiamo stare attenti, perché potrebbe capitarci di incrociarlo se mai volessimo prendere un ciocobo. Sì, vabbè ragazzi, partivo bene, già mi state proprio simpatici. Vai, curiamoci per qua, perché oggi butta male, infatti. Mettiamo Kimari, dai, che ho qualche combattimento che non lo uso. Ok. Ma sempre per poco non fai fuori la gente, guacca in un colpo. Non fai mai fuori la gente in un colpo, cavolacci. Come si chiamano queste? Non ho guardato ancora una volta. Mihen Fang. O Fang. Dipende da come volete leggere, comunque. Mi scoccia non leggere i nomi dei mostri. Di solito mi interessano molto. Vabbè, ci hanno menzionato nello scorso episodio quelli da Amici che sono passati a cavallo di un gioco, dei ciocobo, che per appunto c'è un mangia ciocobo in giro, già vi dico che si chiama così, si chiama proprio mangia ciocobo, che è un mostro che mangia ciocobo, quindi potrebbe capitarci di incrociarlo, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti, vi do se posso parlare qua. Preghiamo per voi. Ah, questa è quella dello scorso episodio, per appunto. Sei un'invocatrice? Sì. Mi chiamo Yuna. I'm Callie. Io mi chiamo Callie. Nice to meet you, Callie. Piacere, Callie. Lady Yuna, are you going porterai il bonacciale? Yes. Sì. Very soon. Presto. Evviva! Aspettiamo trepidanti il nuovo bonacciale. I'll do my best. Farò del mio meglio. Vi dovino. Tidus non sa. Buona fortuna anche a voi, guardiani. Ma scommetto che chiede spiegazioni di Tidus. Cos'è un bonacciale? What's the calm? Ecco. Che poi dopo in inglese è calm, quindi calma. È un periodo di calma. Comincia quando l'invocatore distrugge Sin e termina quando Sin ricompare. Bonacciale però in italiano è molto fico come nome. Si muore e rinasce. Ora capisco. I thought it was weird. Ecco. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back. Quindi il bonacciale è durato 10 anni. Because it is. Anche se per poco, dormire tranquillo senza paure è la cosa più preziosa. Esatto. Sì, perché ricordiamoci che in tutto questo Tidus ogni tanto vedi che ritorniamo al... Cioè, in questo momento noi stiamo... oh, qui c'è un pallone. Ma dove è finito? Scommetto che... Ecco, che fai? Quella è la mia palla! Però sei forte. Perché non diventi giocatore? Potresti entrare nei Gors. È partito lo scontro. Ok, vabbè, sì, questi sono proprio... Questi sono specifici, Allora, voi Mihen Fang del cavolo, mi state già sulle scatole, ok? Questo qui non mi ricordo come si chiama, ma ce l'hanno con tutti i Tidus oggi. Facciamo fuori questo, un occhio fluttuante è questo. E ovviamente facciamo fuori in 3 secondi.
Adesso cambio e mettiamo su Ago perché lui è forte con i nemici. Con i nemici corazzati. Posto. Ok. Piuttosto che adesso non perdo neanche un turno per curarti, giusto che magari posso curare la gente anche fuori i combattimenti di pari, sì. Scudo di Prole intanto ho trovato, per Tidus tra l'altro. Allora, vediamo scudo di Prole, no, di Perle, difesa magica più 3%. Ma no, dai, possiamo anche lasciar stare. Volevo vedere oggetti, pozione, che belli meno così. Posso usare, ah, ecco, vedi? Intanto guardiamo gli HP, Tidus ha 756 HP, Guacca 858, Agua 1030, Yuna 522, Chimari 1096, Lulu 609. Complessivamente Chimari è quello con più HP, vabbè. Stavo dicendo sì perché in tutto questo ricordiamoci che ogni tanto sentiamo Tidus che ci parla dal presente, perché come se stiamo vivendo la storia di Final Fantasy X, ma cioè relativamente come se in realtà Tidus ce la sta raccontando dal presente, quindi noi stiamo vedendo una storia che naturalmente, cioè, quindi è un racconto questo che stiamo vivendo. Io sono una incoglionita, ho usato Blizzard invece che il fuoco. Scusate. È pomeriggio. Oh, tra l'altro non vi faccio niente, per forza usare il fuoco. Ragazzi, scusatemi. Non è sera, ma quasi. Perché di solito la battuta è sera per tutti. Quando si fanno robe che non sono senza senso, perché solitamente quando fai roba abbastanza senso e non te rendi conto perché sei stanco solitamente. Quindi c'è questa battuta che alla sera fai una cosa non senso, diciamo, e vabbè, sera per tutti. Anche per quelli efficienti, anche per le persone efficienti. Attacco prioritario alleato. Non farti male, nonno. Attacco prioritario alleato, ok. In alto subito alla schermo. In alto ci dicono in alto dove. A quell'altezza lì dello schermo. Sopra lo schermo di combattimento. Non mi viene la parola, oh. Nella parte alta dello schermo, oh, finalmente benvenuta. Nella parte alta dello schermo ci fa vedere di chi è prioritario l'attacco. Alleato o nemico? Sempre alleato, spero io. Vediamo. Attacca un nemico. Ah no, ok, non ce lo dicono sempre, ok. Cambiamo e mettiamo su Waka. Voglio usare tutti i personaggi giusti. Ecco, voglio usare tutti i personaggi giusti per i mostri, ecco. Così facciamo gli equi che usiamo tutti. E questo è bello, più se usi tutti è più belli poi dopo il giocare. Multi assist, vediamo. È per Waka quest'arma, però sì. Multi assist, attacco fisico più 5%. Rinunciamo allo spot, perché tanto tutti quanti hanno lo spot, quindi sicuramente mi troverò sempre un personaggio che ha spot in squadra, perché basta un personaggio in campo con l'abilità spot e vedi sempre le statistiche dei nemici. Ho comprato troppe cose, tieni questo. Ho tutto 4 vite del tiro. Questo qui, questa è come al solito, è gente che passeggia per la via. Prendi come incoraggiamento. Una passo sfera, grazie. Prima o poi arriviamo alla fine di questa lunga via, che mi ricordavo che era lunga. Ok, nemici forti. Questo che abbiamo fatto fuori con Ifrit di Yuna. Quindi adesso mettiamo su Yuna e proviamo ad invocare ancora Ifrit. Vale forte. Porca vacca, vale fuori ancora 0 punti vita dallo scontro con l'invocatrice. Mi sono dimenticata di curarlo, povero. Dopo rimedio. Intanto usiamo Ifrit. Intanto mi sono dimenticata di beccare, di ammazzare questo, prima di tutto. Aia, aia, che male, bestia. Proviamo un po' assimila, che permette di far crescere velocemente, di riempire velocemente la barra turbo.
Aia che male, però ci sono fermi infernali. Già, non lo ammazzerò, però lo gli farò un male bestia. Ecco, vola su. E nel mentre che Riffith ritorna giù, lo colpisce in pieno al volo, volando. E poi tira su un pezzo di terra e lo tira addosso. Ma quanta roba nel mentre che il tizio sta ancora fluttuando. C'è la dinamica, fantastica. Ecco, e poi si schianta al suolo. Ecco, però... Madonna, grandissimo, Riffith ha schivato... Ma no, dai... Sì, vabbè, 2 attacchi di fila, ma pezzo di merda. Stavo dicendo, vai, posso andare solo con Ifrit, niente, c'aveva 2 attacchi di fila. Vai, è debole a qualcuno, non lo so, comunque adesso uso la gran pozione sulla povera Lulu perché... Che curava 1000, vero? Adesso cambiamo e mettiamo su Tidus. Anzi no, metto su Kimari perché non anche lui fra poco non lo uso più. Vai! Ho vinto! Posto. Così salgo di livello tutti. Perché poi se tu usi tutti sul capo di battaglia, poi salgo di livello tutti. Ho tutto 2000 kill, grazie. Siamo quasi arrivati alla fine che là c'è un tizio. Qui vedo c'è un altro trio di gente che c'ha voglia di rompere le palle. Ma la gente che passeggia tranquilla, non ce li ha sti mostri che l'attacca in 3 secondi, no? Solo io ce li ho. Mettiamo su. Proviamo ad attaccare l'occhio fluttuante. Perché i nemici volanti non è che sono impossibili da colpire da terra. Il punto è che schivano più spesso. Ah, basta. Andiamo. Se lì c'è tipo una carovana. Quella è la carovana, vero? Ogni volta che voglio interagire subito fatto il combattimento. Ma che due coi... Sì, va bene, certo. Addormenta uno, ti morde e ti addormenti. Logico, logico. Mettiamo su Yuna che usa Esna. Fortunatamente Yuna c'ha Esna da quando poi dalla prima volta che puoi utilizzarla. Yuna c'ha Esna. Grazie programmatori che avete fatto in modo che avete programmato che Yuna già dalla prima volta che la usi c'ha Esna. Meno male programmatori, meno male, vi voglio bene. Adesso qui possiamo far fuori questo gattone. Posso usare la magia nera con Niega? Non posso usare la magia nera con Yuna, ok. E allora usiamo energia, che curiamo Tidus. Che c'è un botto di punti magia, usiamoli, no? Di Yuna intendo, ha un sacco di punti magia, perché non usarli? Vai, fuoco. Poi dopo, quando arriviamo alla carovana, faccio... Sistemo tutti. Che succede? Ah, sono sempre Luzzo e Gatta, sempre loro. Oh. Cosa è successo? Cosa è successo, ragazzi? Quella là dovrebbe essere la fine. Dovrebbe essere la fine della via. La chiamano via, questo tratto, perché è un sentiero, quindi... Chiamiamo la via. Allora, su Waka adesso. Waka's back on the field. Yeah. Posto. Ora, fuoco. Quella là dovrebbe essere la fine, dove c'è la collina. Collina, tra virgolette, dove c'è la strada che si alza. Cosa succede? Cosa è successo, ragazzi? Oh, non scappate, state qui, parlate, che è successo? Ho visto la partita! Siete stati grandiosi! Abbiamo perso, però siamo stati grandi. Per un pelo, Waka, esatto. Smettete di perdere tempo. Che l'invocatrice dei guardiani... La missione richiede impegno costante. C'è più chiaro, è più efficiente lei di loro. Sì, le mie scuse. Procedete. È più esigente lei di loro due, fantastico.
Visto? Testa vasta, di sempre di sì e tutto già liscio. Signor sì. Il clero ci ha scomunicati, ma noi crediamo in te. Questo non cambierà. Ah no, sono stati scomunicati, mi dispiace. It's not too late for you to go back to Bisade and... We should be going, sir. Oh, peccato, però mi dispiace. Vuoi una balla? Probabilmente ha una balla perché sarà sorrisa. Se ha fottuta, sono morti dalle risate. Secondo me è una balla, non ci credo più a quello che mi hanno detto. Vai, occhio fluttuante, arrivederci. Ora, magia nera. Adesso, tutti quanti c'hanno tipo livello 4 di sfera. Vediamo un po'. È pieno di mostri, sta attento, usa questo se si mette male. La capozzone, grazie. Hai visto che razza vi insegna? Fare propaganda in un momento simile. Stavo esagerando. Ah, penso che qui sì, qui c'è il punto in cui si possono affettare i Chocob. Non glielo dovrebbero permettere. Questo cosa dice? Una buona difesa è fondamentale, tieni, fanne buon uso. 600 kg, grazie. Ti difendi coi soldi. Ma vabbè, va bene, va bene. Attacco prioritario nemico, 2 Pios. 2 Pios e vabbè ragazzi. Ragazzi però, sì, ragazzi. Certo ragazzi, certo ragazzi, certo. Sono già morta, ma va bene. Facciamo, attacchiamo il piccolo perché mi sta sulle scatole. Più dei 2 Pios. 510, mi sa che muore anche Tidus. Ecco. Cioè, sì, ragazzi, certo. Comunque, sì, ma fate con calma, non vi dico subito, no, assolutamente. Ecco, è morta Lulu. Questa, ragazzi, mi sa che è proprio game over. È game over. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Sono morta. Porca puttana. Potete farmi ripartire tipo a prima della battaglia? Non voglio rifarmi tutto il percorso. Ti prego, non dimmi. Non dimmi che devo rifarmi tutto il percorso. Ti prego. Ti prego. No. No. Devo rifarmi tutto! No! Che due coglioni! No! 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 Devo rifarmi tutto il percorso! Metto in pausa e ci vediamo fra 50 minuti! Ok, raga, dopo un quarto d'ora siamo finalmente, sono finalmente ritornata qui. Ho dovuto rifare tutta la via per guardandomi anche i filmati, quindi io li ho saltati come potevo premendo X, saltando le battute. Più o meno sono entrata velocemente qui, non ho parlato con tutte le persone che erano passate. Comunque sia, adesso qui devo prendermi lo sfizio quando finisco la battaglia di curarmi con energia o con le pozioni nel caso in cui faccio finire per sbaglio i punti magia a Yuna. Oh, siamo ritornati allo stesso punto di prima. Questa volta, ragazzi, c'ho due personaggi che hanno la barra turbo pronta. Tra cui, allora, Tidus, che già prima aveva fatto un attacco spirale, quindi ce l'ho già pronto di nuovo. E c'è stavolta, tra l'altro, c'ho anche l'attacco turbo di Auron pronto. Vediamo se stavolta riusciremo a farlo. Intanto qui ho scoperto, tra l'altro ragazzi, mentre stavo ritornando qui, che se noi usiamo Parafire con Luna, con Yuna, scusatemi, che sarebbe una mossa che protegge dagli attacchi fuoco, diventiamo immuni agli attacchi dei Pyros per un turno, però poi dopo quando ci toccano la seconda volta ci facciamo male. Vediamo se riesco a fare la mossa autarchia con Drago. La scorsa volta non ce l'avevo fatta. Vediamo.
Non ho capito come si fa. Io poi voglio volevo gli attacchi, i pulsanti di fila. Perché non funzionano? Non l'ho capito. Comunque, adesso mettiamo in campo Yune e facciamo parafire. Così riusciamo ad essere protetti perlomeno dagli attacchi dei Pyros. Poi dopo dei Pyros, poi dopo ci colpisce il... Poi il tizio ci attacca. No, non ci attacca perché ci ha schivato. Attenzione. Allora, adesso faccio fuori. Quindi adesso, come avete capito, faccio prima fuori il bicorno. Poi dopo i Pyros li lascio per dopo. Ecco, vedete, guardia, l'attacco parafire ci ha protetti però solo dal primo attacco, il resto ci ha fatto male. Vai, di nuovo parafire. Adesso teniamo Yune in campo finché non vadiamo via i Pyros. Ah, intanto il mostro lì ammazzavano di botte. Che vai? Vai, colpo critico, non lo fai, porca vacca. Aia, guardia. Ma perché buttavo sempre lui, porca? Cavacca, vai, facciamo magia bianca. Tra l'altro non è partita la spia, poveretta, parentesi. Comunque, puntualmente quando arrivo io, cioè no, puntualmente quando penso che io nei ragazzi, che non so come faccia il potere di ripristinare la vita, penso che si possa ripristinare la vita solamente a un salvataggio. Comunque adesso qui ancora una volta non possiamo. No, aspetta, uso para. No, non uso parafire, uso energia. Ecco, sempre su Aron perché puttavo sempre lui a quanto pare. Ecco, appunto, ho visto, l'ho detto, puttavo sempre lui, non ho capito perché. Oh, intanto il Bicorn è già uno dei primi stifoti che incontriamo. E intanto è ancora vivo. Porca vacca, sempre per poco non mi ammazzano. Vai, ok. Adesso curiamolo qui un attimo. Ok, adesso lo leviamo da qua, via. Allora, adesso magia nera, blizzard su un Pyros, quello lì che ho colpito anche prima, ecco. C'è scritto, ragazzi, nello scan, che io ovviamente non leggo mai, che dopo 3 attacchi fisici i Pyros fanno attacco kamikaze, che è quello che per appunto, comunque per appunto salta in aria. Infatti c'è scritto, subiti 3 attacchi fisici, sfera kamikaze. Non penso che blizzard stia negli attacchi fisici perché è un attacco magico, quindi... adesso proviamo a mettere su Kimari. Va che io provo sempre a usare tutti. Ok, adesso un blizzard dovrebbe bastare per farlo saltare in aria. No, nel senso a spegnerlo, scusate, ho sbagliato termine. Questo qui è lo stesso team che la scorsa, che prima mi ha ammazzato malamente 4 minuti fa, che per voi sono 4 minuti fa, per me 20 minuti fa, perché ripeto, ho dovuto farmi di nuovo tutta la via. E quindi allora usiamo l'abilità ancora di Yuna, che ha 34 MP, quindi fra un po' le do un etere se ce l'ho. C'ho degli eteri, vediamo, oggetti. C'ho un elisir. E qui tra l'altro, ragazzi, ho scoperto di avere la mappa. La mappa è quella che, ecco, ci fa per vedere dove siamo su Spira. Questa è la via Mihen. Ah sì, ci sta che si chiama via Mien, perché per appunto è il nome del tizio che ha creato la milizia. Comunque, adesso io direi di fare lo sviluppo dei personaggi, perché sono tutti abbastanza alti con livello di sfere. Allora, vediamo un po'. Qui, ma qui devo ancora fare i potenziamenti che... avevo fatto prima, sì, perché non le avevo salvate, a quanto pare. Ok, adesso la spostiamo ancora. La spostiamo e la mettiamo qua. Che è a posto. Adesso usiamo energosfera. E un'altra energosfera, perfetto. Ok, adesso passiamo a Kimari. Sì, devo rifare anche i cambiamenti che ho fatto prima. Adesso li metto qui. Okay, usa. Ok, là c'è il blocco di livello 2, quindi da lì in poi non possiamo andare avanti con i potenziamenti. Io vorrei concludere questo episodio arrivando al salvataggio successivo, sinceramente. Diciamo che ci spostiamo... sposti? Ci mettiamo qui. Allora, usiamo energosfera. Oh, abbiamo così ha più punti di vita ancora Tidus. E ancora attacco. Adesso ci spostiamo, là c'è il blocco.
ci mettiamo. Ah sì, perché sulle sfere già fatte ne possiamo spostarci. Ah no, ci spostiamo di qua, ok. Allora, mettiamoci di qua. No, avevo visto, io come al solito non vedo i percorsi che possiamo fare. Vabbè, adesso mettiamo, possiamo mettere tre robe qui. Vai. A posto, adesso qui c'è Yuna. Abbiamo 5 abilito sfere, meno male, così possiamo... Olè! Abbiamo Pablitz, non mi... No, ho letto qua l'altra mossa. Comunque. Ci spostiamo di qui e usiamo la magico sfera che aumenta gli MP di 20 unità. Adesso spostiamo ancora Yuna, la spostiamo e devo vedere dove si può andare, aspetta. Di qua si può andare. Io come al solito non vedo, vai. Veloci sfera. E magico sfera. No, posso spostare ancora. Aspetta, aspetta. Di un... Con le freccette mi sposto perché con la levetta è un casino. Vai, veloci sfera, rapidità aumenta di 3. Ok, ora abbiamo Auron e ci spostiamo di qua per forza. Usa. Vai, lego sfera, aumenta HP perché non è abbastanza. Non è abbastanza. Ah, abbiamo già finito di cose per spostarci, ok. Abbiamo aumentato i punti vita di Awen. Adesso c'è Waka, lui lo spostiamo qua. Adesso lo spostiamo. Qui c'è abilità attacco A. Io mi sposto di qua perché c'è prima ci sono gli HP, e gli HP importantissimi. E abbiamo finito, poi qui abbiamo finito il giro, perfetto. Adesso evitiamo di morire, proprio gentilmente evitiamo di morire perché io di rifarmi tutto il segmentone, non ho assolutamente voglia di rifarmi il segmento gigante della via Mien, sinceramente, proprio, ma io non ho proprio voglia, con tutto il rispetto per la via Mien, ma io... Ok, qui ho usato tutti i punti magia che aveva Yuna per curarmi. È pieno di mossi, state ed usa questo se si mette magica. Pozione, grazie. Sconfiggeremo Sin con ogni mezzo. Ma il credo di Yevon. Basta. Ma no, dai, poverina. Un'invocatrice? Sì, mi chiamo Yuna. È un onore. Sono Shelinda, discepola di Yevon. Quanto gli costa il traduttore di mettere prima Gata per Luzu? Vabbè. The use of Machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. Minchia. Non si tratta solo di sconfiggere Sin. I presenti evoniti si rispettano. Giusto. Ma i miei non mi ascoltano neppure. Solo perché sono una novizia. Non dire così. Anch'io sono invocatrice da poco tempo. Sì, tipo qualche giorno. Ma non posso abbattermi se qualcosa non va. C'è gente che conta su di me, su di noi. Sì, avete ragione. Grazie infinite. Ho ritrovato il coraggio per finire il noviziato. Ecco, brava. Posto, andiamo avanti ancora, che forse siamo quasi alla fine, ve l'avevo già detto. Teorità di collegio. Puntualmente ho un team meno feroce rispetto a quello di prima. Ok, che ripeto lo stesso perché sono morta prima.
Aia, questo attacco qui, ragazzi, può infliggere lo status caos. L'ho scoperto mentre ritornavo in questo punto. Tutto regolare. Tutto regolare, se lo dici tu. Ok, mettiamo su Howard adesso. Vai. Andiamo di qua. Riusciremo ad arrivare al salvataggio. Oh, ci siamo arrivati al punto. Ci fermiamo qui. Ma è un negozio Albed. Qualche problema? Esatto, qualche problema. Non credo a Yevon e a Luca. E a Luca hanno rapito Yuna. E dove erano i guardiani? Aaron è preoccupato per la tua salute. Non sono stanco. Ma io sì. Ok. Effettivamente abbiamo camminato a lungo. Quindi c'è una sosta, ci fermiamo. Mi fanno fermare. Oh! E chi ce la fa a dormire? Esatto. Ok, ragazzi, teoricamente io sono appena uscito a parte il trabusto, ma siccome siamo già 31 minuti e io sinceramente non ho voglia di fare un altro game over, io attenzio il video di oggi, ragazzi, e poi dopo quel momento che succederà più tardi ci sarà, avverrà un casino. Ma intanto, ragazzi, qui ci partiamo un segmento nel video di oggi, direi che posso concludere qua dentro in questo postino, prima di postino, che non è un postino quello che porta la posta, ma è un posticino. Intanto, ragazzi, vediamo di parlare a tutte le persone che ci sono qui dentro, poi salviamo e poi concludiamo l'episodio. Vediamo un po' cosa succede. Avete già la stanza, no? Eh sì, quindi. Benvenuto, questo è il negozio della casa del viante di Vin. Puoi compri qualcosa? Sì, compriamo qualcosa. Oh, finalmente facciamo scorta. Allora, la mappa, ne abbiamo già una granata, possiamo usarla per fare gli attacchi forti. Poi abbiamo dell'erbe dell'eco, ne abbiamo 5 soli, io direi di prenderne 4 e 5. Di prendere un po' di pozioni perché le ho finite tutte, io direi di prenderne 40, 50, arriviamo a 50, 50 pozioni. Solamente, le tengo solamente per curarmi i personaggi nel menu principale quando ho finito quando sono finito una battaglia. Proviamo a prendere qualche granata, che dite? A posto, grazie. E un'altra, altre due code di finisce e un'altra pozione. E basta. Ho preso tutto quello che volevo. Questi sono degli alberi, ragazzi. Non so se sono notate dal fatto che hanno gli occhiali addosso. Potrebbe essere l'ultima occasione per riposare. Ecco, infatti è per questo che voglio concludere il video qua dentro. Ho sentito che il proprietario è un albed. Ma sono contenta che non ci sia niente di sacrilegio qui. Di sacrilego qui. Sacrilego. Penso che sia così. Vediamo un po' questo. Ah, questo era per vedere le info sui mostri. Ah, possiamo vedere. Ah, possiamo combattere quei mostri. No, grazie, non ci vai di vedere le caratteristiche dei mostri che ho già combattuto. Perché li conosco già abbastanza bene. Nel caso del viante di Rinso, sono tutta spia. Sono utili in viaggio. Ok, questa è gente che abbiamo già incontrato sulla via Mihen. Quindi, vabbè. Ok, salviamo e adesso, ragazzi, il video veramente si conclude qua. Quindi, ragazzi, la prossima volta vedremo cosa succederà. Abbiamo sentito parlare di un mangiaciocobo che si aggira per la via Mien, quindi potete ben immaginare cosa potrebbe succedere nel prossimo episodio. Ma intanto, ragazzi, se vi sono piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima!